La maggior parte di quello che sapete sul denaro non corrisponde a verità. Euro e dollaro, le monete che credete più solide e sicure, in realtà sono monete fiat. Il termine fiat si riferisce alla frase della Bibbia Deus fiat lux et lux facta est. Dio disse, sia fatta la luce, e la luce fu fatta. Questo per rimarcare che il denaro, proprio come la luce nella Bibbia, è creato dal nulla. Euro e dollaro non hanno nessun controvalore in oro. Sono semplicemente carta colorata a cui tutti noi diamo un valore. Nel 2011 la Banca Centrale Europea ha creato dal nulla 171.000 milioni di euro, dal nulla. 185.000 nel 2012. 145.000 milioni di euro nel 2013. Cos'è questa? Non è niente, Raquel, è carta. È carta, lo vedi? È carta. Il denaro viene creato dal nulla. Lo afferma persino Ben Bernanke, il recentissimo vincitore del premio Nobel per l'economia 2022. Il 9 marzo 2009, Ben Bernanke, allora presidente della Federal Reserve, fece questa dichiarazione shock al programma TV 60 Minuti della CBS. A Bernanke era stata fatta questa domanda. Mr. Bernanke, dove avete preso i 160 miliardi di dollari necessari a salvare la AIG, una delle più grandi compagnie assicurative americane? Erano soldi dei contribuenti? E questa è stata la risposta. No, non sono soldi delle tasse. Le banche hanno dei conti correnti con la Fed, proprio come lei ha un conto corrente. Così, per prestare ad una banca, noi semplicemente usiamo il computer per incrementare il valore del conto corrente che hanno con la Fed. Questo è molto più furbo che stampare denaro, anche se non è esattamente lo stesso. Ecco che cos'è il denaro oggi. Ben diverso invece è il discorso sulle criptovalute. La criptovaluta è un sistema di pagamento elettronico decentralizzato, peer-to-peer, che non richiede una banca centrale che svolga il ruolo di garante per le transazioni. Ognuno può gestire in autonomia i propri soldi tramite il proprio wallet, una sorta di portafoglio virtuale. La Banca Centrale Europea non ha nessun potere di regolamentazione sulle criptovalute. A differenza di euro e dollaro, che vengono creati letteralmente dal nulla, le criptovalute, come ad esempio il Bitcoin, vengono invece create secondo precise leggi matematiche e non dipendono da decisioni politiche o economiche. Come qualsiasi altra moneta, anche la criptovaluta può essere usata bene oppure male. Solo una piccola percentuale di possessori di criptovaluta la usa con intenti illegali, come acquistare armi, droga o documenti contraffatti. La maggior parte di chi investe in criptovaluta, invece, lo fa in modo legale e solo per migliorare la propria condizione economica. Dal 2009 ad oggi, tutte le transazioni in criptovaluta sono archiviate nella blockchain. Il video seguente spiega in maniera chiara che cos'è la blockchain. Allora, immaginiamo di avere due utenti, utente A e utente B, che devono scambiarsi un bene. Questo bene può essere, in questo caso, mettiamo un immobile, quindi una casa. Una volta che entrambi hanno dato l'ok, cosa succede? Questa transazione va a finire all'interno di un blocco. All'interno del blocco cosa troviamo? La nostra transazione tra i due soggetti, A e B. Ma non solo quella, ne troviamo tante altre. Le nominiamo T per chiamarle transazioni. Una volta che il blocco viene chiuso, cosa succede? Il nostro blocco, contenente la nostra transazione, va automaticamente ad accodarsi ad altri blocchi, quindi ad altri quattro. Sempre che dove contengono tante altre transazioni.
Una volta che si è raggiunti il numero di 5 blocchi consecutivi, concatenati tecnicamente parlando, cosa succede? La nostra transazione genera un hash, un codice univoco, un cosiddetto codice alfanumerico. Questo codice alfanumerico, una volta che la transazione di tutti i blocchi vengono confermate e validate, lo ritroviamo dove? Sul registro pubblico, o meglio pagina web, chiamiamola così, dove in questa pagina web troviamo tutte le transazioni presenti e generate in quell'istante. Esistono molti siti internet in grado di monitorare la blockchain, proprio come quello che state vedendo adesso. Apriamo una delle ultime transazioni. Una transazione contiene l'indirizzo di partenza, l'indirizzo finale e l'importo, ma non l'identità di chi ha eseguito la transazione. Solo gli exchange, come Binance o Coinbase, o le autorità, come giudici e forze dell'ordine, possono ricollegare la nostra identità al flusso di transazioni. Con la quarta rivoluzione industriale già in atto, che prevede l'utilizzo sempre più esteso di robot e intelligenze artificiali, che andranno sempre più a soppiantare i lavori ricoperti tradizionalmente dagli esseri umani, si profila un futuro a tinte fosche per l'umanità. Il Forum Economico Mondiale auspica che nel 2030 non avrai nulla e sarai felice. Vogliono persino toglierti la possibilità di possedere un'auto. Ma questo vorrà dire che ci saranno anche molte meno macchine che circolano? Ma dovrebbe essere uno degli obiettivi. L'obiettivo finale dovrebbe essere che non ci sarà più la macchina, il veicolo di proprietà, ma ci sarà una flotta di veicoli a cui uno si abbona come servizio e poi il veicolo ti porta a casa. Una volta arrivato a casa non deve parcheggiarsi sotto casa perché non c'è necessità. Quindi potrebbe parcheggiarsi fuori città e lasciare quindi addirittura anche un'urbanistica completamente diversa, perché non ci saranno più parcheggi lungo le strade, non ci saranno più semafori, magari qualcuno non dovrà nemmeno più comprare un garage. Le criptovalute potrebbero quindi essere un mezzo efficace per affrancarsi dalla schiavitù economica a cui vogliono condurci. L'alternativa è quella di non fare nulla e attendere passivamente la realizzazione del grande reset.